Ragazzi, io sono The Rottier. Oggi siamo tornati su Valentino Rossi The Game. L'altra volta avevamo fatto il Moto Ranch e Termas de Rio Hondo. Diciamo sono andate alquanto bene, diciamo più o meno. Siamo arrivati terzi nel Moto Ranch e quattordicesimi nella gara. Oggi ci faremo queste due gare, il Flat Track e il Driving Experience Ring 1. Facciamoci subito il Moto Ranch ovale qui, no, cos'è che è il Flat Track ovale a Misano. Flat Track americana. Scendiamo in pista. Ah, queste sono le prove addirittura. Ci sono 2, 1. Allora, quindi vi faccio vedere un giretto così di prove. Ah, questo è il Flat Track. Sono quelli col motocross e, cioè, nel senso, sono difficili. Non sono facili affatto, ragazzi. Affatto. Vi ho fatto vedere già un giro, penso. Sì, vi ho fatto vedere un giro. Niente, allora ci vediamo in gara. Ok ragazzi, ho fatto le qualifiche, sono primo, sono stato velocissimo. Cioè velocissimo, intanto mi sono stati dietro loro, comunque. Mi pare ho fatto più 0,66 da Rossi, che dovrebbe essere qui secondo, esatto, eccolo. Siamo in gara, ragazzi, la gara non si svolgerà normalmente. Gli ultimi due indietro verranno eliminati, me lo ha detto prima mentre facevo le qualifiche. Quindi dobbiamo cercare di rimanere sempre qui davanti, insomma. Non proprio prima, l'importante è non rimanere tra gli ultimi due. Allora, qui mi ci sono trovato molto bene nel flat track ovale, circuito ovale, mi ci sono trovato benissimo. Infatti sto dando, mi sa, tanto di distanza agli avversari. Sì, ho guardato ora la minimappa. Eccolo lì, ho fatto in tempo a dirlo, ragazzi. Perché bisogna... Ah, esatto, un giro, eccolo qui. Un giro e gli ultimi due verranno eliminati. Ok ragazzi, siamo di nuovo pronti per ripartire, ovviamente sempre primi perché siamo appunto arrivati primi. Cerchiamo subito di distaccarci dagli altri come abbiamo fatto prima. Ok, una volta che poi ci hai preso mano non è poi così difficile il flat track, perché alla fin fine devi dosare bene il freno, che sembra inutile, in realtà è utilissimo. E molto l'acceleratore, infatti vedete come faccio io, se riuscite a vedere in basso a destra nel contachilometri dovrebbe essere, non è vero, non è il contachilometri, però comunque impegniamo. Comunque lì, insomma, in basso a destra vedete che l'acceleratore lo premo sì e no. Altri due out e si torna di nuovo in pista con le nostre chiappette dipinte di verde smeraldo dal nome The Rottier. Si sono imbufaliti questi qui dietro. Ora vogliono loro la prima posizione, se la prende Morbidelli superandoci, ma mamma mia che cattiveria The Rottier. Oddio ragazzi, ho impennato pensando che... Oddio, aspettate perché torniamo indietro. Io ho impennato pensando fosse finita, invece non era finita. Quindi riprendiamo da qui. Non ho capito perché qui ci fa fare forse due giri, non lo so se anche prima abbiamo fatto due giri, sinceramente non si capisce bene i giri quando sono, cioè quando finisce il giro. Dovrebbe essere alla linea nera, dovrebbe finire il giro, esatto, infatti è finito, ok. Altri due verranno eliminati e poi si ritornerà in pista. Di nuovo in pista ragazzi, questa volta Rossi non lo vedo, mi sa che è laggiù, è ultimo Rossi ragazzi. Ah, ci picchia. Rossi è ultimo ragazzi, Rossi è ultimo, peccato, peccato veramente. Speriamo non venga eliminato. Abbiamo staccato già di 333 millesimi Morbidelli e ora prendiamo le nostre distanze. I rewind ragazzi sono utili perché comunque ancora non mi sono abituato a questi tipi di modalità, diciamo, no? Quindi ancora per il momento sono utili, poi li toglierò più avanti magari. Intanto siamo di nuovo primi, abbiamo di nuovo vinto. E adesso ragazzi, l'ultima gara, diciamo, si divide così in pratica, si fanno 4 giri mi sembra, esatto, eccolo, e vince, qui non viene eliminato nessuno, vince chi arriva primo, diciamo, cioè il podio, primo, secondo, terzo, e poi il cosiddetto cucchiaio di legno, quelli della quarta posizione. Loro sono qui, sono più incattiviti che mai. Morbidelli ci stava inchiappettando là dietro. Ok, usciamo così. Freniamo. Ragazzi, l'importante in questo circuito è frenare.
Sembra inutile veramente, ma l'importante è frenare. Perché se entri bene poi esci normalmente, cioè esci veloce, riesci a uscire, comunque riesci a uscire decentemente. Ecco. E poi l'importante ovviamente è bilanciare bene la moto. Ok. Ultimo giro completato e siamo vincitori. Vale, è arrivato ultimo, ma vabbè, intanto è arrivato diciamo alla finale. E quindi siamo primi. Che figurone abbiamo fatto davanti a Valentino Rossi, eh? The Eliminator, Achievement Unlocked. Abbiamo fatto quindi il Misano Flat Track ovale. Adesso ci si vola dove? Non mi ricordo. Ascoltiamo, c'è il vocale di Vale, vai. Sì, ragazzi, manca ancora un po' di tempo prima della prossima gara. Che ne dite di una sfida di drift con le Mustang dell'Academy? Ci vediamo questo weekend a Misano. Ciao. Ragazzi, una sfida drift addirittura? Al Misano? Oh, mamma mia. Con una sfida drift, ragazzi? Mi sa che è fighissimo. Mi sa che è fighissimo. Guardate che belle laggiù le macchine. Mamma mia, che belle. Ok ragazzi, eccoci appunto in gara e questa macchina urla che è una meraviglia. Non ci sono prove, quindi io questa è la prima volta che lo faccio. Già sono andato a sbattere. Ragazzi, non è facile tenere una cosa del genere. Guardate che roba, ragazzi, va da sola. Ci ha riportato in campo. Eravamo usciti. È tipo il flat track, ragazzi, bisogna dosare veramente bene l'acceleratore, il freno. No, zero punti. Ci ha tolto tutti i punti, ragazzi, abbiamo fatto un sacco di punti. Oh, frena, frena. Sì. Vabbè, per il rewind qui lo possiamo usare. L'avevo portato via la bandiera lì. Ok, siamo nel rettilineo, se così si può chiamare. Abbiamo perso un sacco di tempo qui. Quanti punti abbiamo fatto? 21.000, ragazzi. 21.000. Mi sa che siamo i peggiori. Oddio, ragazzi, mi sa che siamo veramente i peggiori. Non stiamo andando affatto bene. Affatto bene. Vediamo se riusciamo a evitare qui di andare a sbattere. Ok. Ok, il rewind è lunghissimo, ragazzi. Dura un sacco il rewind. Io accumulo i punticini qui così, in questo modo. Ok, 2900 punti li abbiamo fatti. Ok. Frena. Ok, ce l'ha dati. Ce l'ha dati. Cosa? È finito, mi sa. No. Non avevo visto, non avevo tenuto d'occhio il tempo, ragazzi. Settimi. Va benissimo, ragazzi, era difficilissimo veramente, ve lo giuro, era difficile tantissimo. Non sono riuscito a fare di meglio. Vedo che ti stai dando parecchio da fare con gli allenamenti. Ho parlato con Valentino ed è molto contento dei tuoi progressi. Ora però dobbiamo pensare al campionato. Ti restano da correre ancora due gare in questa stagione, a Sepang e a Valencia. In bocca al lupo! Ragazzi, io direi che per questo episodio possiamo farci anche a Sepang, visto che il Misano Flat Track Ovale è durato pochissimo. Ci facciamo anche Misano, come sempre, primo giro di prove e tutta la gara, i tre giri di gara, insomma. Ragazzi, come sempre, il registratore della facecam e quindi anche dell'audio ha smesso, cioè ha esaurito la memoria e quindi continuerò il gameplay con la voce senza facecam. Ovviamente ormai come sempre. Come ho già detto prima, primo giro di prove, ci vediamo poi in gara. Ok, eccoci in gara.
ci fanno partire dal rettilineo che probabilmente è della Formula 1, tipo una cosa del genere, insomma. Questo rettilineo me lo ricordo come pista, mi ricordo proprio questa pista, mi ricordo che era un po' rognosa, non ci sono mai andato d'accordo con questa pista. E qui iniziamo subito a far vedere le nostre doti e soprattutto la nostra affinità con questa pista. Si passano sotto le tribune, sotto l'ombra delle tribune, per poi andare ad una curva. Au! Qui si frena tanto, però ho frenato un po' troppo tardi, ma dovrò sistemarla. Comunque queste sono le prove, ovviamente poi continuerò a girare, cercherò di migliorare le mie traiettorie, come d'altronde ho sempre fatto per le gare di MotoGP e Valentino Rossi The Game. Questa curva molto veloce la dovrò utilizzare come punto di forza, diciamo, perché noi con lo Sky Racing Team abbiamo uno dei team più veloci di tutta la Moto3, quindi dobbiamo sfruttare appunto le curve veloci per andare più veloce degli altri. Ho usato tipo 30 volte la parola veloce in queste frasi, però va benissimo. Anche qui ripeto, curva veloce, per poi rientrare una serpentina rapida, diciamo, che io ho fatto lentissimo, però ovviamente poi continuando a provare magari riuscirò a farla meglio. Curva a gomito. Questa curva è molto molto simile a quella del Qatar, è molto molto simile veramente, e si entra in un mini rettilineo dove finisce con una curva a gomito e si rientra verso destra e un'altra curva di nuovo a gomito, dove qui bisogna rallentare veramente tantissimo per poi riaccelerare. E un altro mini rettilineo, Sepang veramente è quasi piena di mini rettilini, diciamo così, per prendere velocità, e noi dovremmo sfruttarli a nostro favore questo fatto, appunto, ripeto, per la moto veloce, una appunto delle più veloci. E qui stessa curva, similissima a quella di prima, che ci immerge di nuovo in un altro rettilineo, questa volta molto più lungo, e alla fine di questo rettilineo c'è una staccata, quella che d'altronde abbiamo fatto inizio giro, che ci ha fatto partire da qui praticamente. È una staccata lunghissima, soprattutto bisogna frenare molto 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 presto. Infatti io qui freno tantissimo, ho frenato e si vola via, ma non importa, tanto il giro di prova senza utilizzare il rewind. Ci rimettiamo in carena per tagliare il traguardo, tanto ripeto, il giro di prova continuerà poi a girare tranquilli. È finito il giro di prova, noi ci vediamo qui in penno, perché sono figo. Sì, guardate un po' la nostra moto come va. A questo punto ci andiamo a schiantare, dai, su via. Olè. A posto, niente, ci vediamo in gara. Ok ragazzi, sono in gara, come potete vedere le qualifiche sono andate alquanto bene, siamo quinti. Sentite come il gas, come si utilizza qui. Dun 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 dun, e si parte. Buonissima partenza da parte nostra. Però là davanti corrono, ma i primi 10 in generale corrono proprio, cioè nel senso vanno molto molto veloci. E subito qui devo cercare di inserirmi. Buono, sono dietro a Binder, avevo letto male. E Navarro ci riprende, però dobbiamo appunto, come ho detto prima durante le prove, riprenderlo, eccolo qui. Dobbiamo sfruttare la velocità dello Sky Racing Team di VR46. Qui c'è la staccata poderosa, vediamo. L'ho presa lunghissima. E Binder è fuggito, ragazzi. Binder è fuggito. Non so se lo riprenderemo più. Binder è fuggito. Qui rientriamo, dobbiamo andare veloci per riprendere Binder, anche se penso che ormai sia fuggito. Ormai corriamo solo per distaccare coloro che ci stanno dietro, per mantenere la seconda posizione. Curva alla Qatar, la chiameremo così, perché è simile appunto a quella che c'è in Qatar. Oh, attenzione però, quanto l'ho fatta bene questa curva! Bellissima! Guardate quanto siamo usciti più veloci rispetto a Binder. Qui c'è da frenare però. Oh mio Dio, sono andato lunghissimo, ho dovuto frenare incredibilmente. Sono andato lunghissimo. Capita, quando sei così veloce, ero uscito velocissimo, non mi sono reso conto. Qui rientro molto bene, diciamo che ho quasi tagliato la curva rispetto a loro, forse ho recuperato qualcosa su Binder.
questa curva veloce, loro non la fanno così veloce come me, assolutamente, infatti si è visto. Qui si rientra per andare nel rettilineo. No, non sono lungo, mi pareva di essere lungo, invece non sono lungo. E allora occhio perché siamo in scia di Binder, siamo in scia di Binder e lo sorpassiamo, siamo primi. Ora si va verso la staccata lunghissima che c'è qua giù in fondo, non so, sono frenato troppo tardi, no, invece era quasi troppo presto. Ma va benissimo, dai che siamo primi. Binder è qui dietro, e poi c'è terza posizione Bulega e in quarta Bastianini. Il rettilineo sempre sotto l'ombra delle tribune. Sono andato lunghissimo e Binder ci ha ripreso ovviamente. Sono andato lunghissimo. Devo rientrare qui, lo spingo un po' fuori. Sì, ce l'ho fatta. Dai ragazzi, siamo ancora primi. Dai ragazzi, questa è la curva veloce dove dobbiamo cercare di distaccare coloro che ci stanno dietro. Infatti il segnalino è un po' trasparente, è sfuggito. Nel senso, siamo riusciti a fuggire a Binder. Andato via il segnalino rosso che ci segnalava appunto la presenza dei nostri avversari. Oh, quanto l'ho fatta bene questa curva! Bellissima, per poi andarci a mettere nella curva che rientra, la serpentina rapida. E la faccio anche bene, mamma mia che bella, qui si frena un po' per paritare giù il gas. Curva alla Qatar, ormai abbiamo detto che si chiama così, curva alla Qatar. Ce lo dobbiamo ricordare. Bellissima ragazzi. Stavo guardando dietro per vedere dove erano e sono andato a raccogliere un po' di erba. Aiuto insomma il giardiniere. Oh, stavolta abbiamo frenato bene. Stavolta sì. Però ci hanno recuperato loro. Forse per quell'errore guardando dietro ci hanno recuperato un sacco perché siamo usciti di pista, insomma. Ci sta. Ora dobbiamo però cercare di fuggire, loro non ci riescono a stare dietro, però non hanno il nostro passo, noi stiamo volando, nonostante io abbia detto che durante le prove che la Malesia qui a Sepang è una delle piste che mi sta più antipatica. Effettivamente è vero, ragazzi, cioè non è una pista che mi piace, mi piace come pista, però non riesco a farla tanto bene. Invece evidentemente registrando ha dato il meglio di me, e quindi ora si fugge, secondo giro. Stiamo per finire appunto il secondo giro, mentre Binder si riprende la sua seconda posizione. Era primo fino a un giro fa, adesso era terzo, poi è tornato secondo. Bella curva, siamo usciti molto più veloci rispetto a loro, molto più veloci. Sempre il rettilineo sotto le varie ombre della tribuna. E mentre è frenato mi sa tardissimo. No, invece no, forse è troppo presto, mentre Binder ci riprende. Quanto ho frenato presto? Sembrava di aver frenato tardissimo, ragazzi, ve lo giuro. Invece niente, Binder ci ha ripreso, noi dobbiamo riprenderlo sull'interno. Bella curva. E adesso sul cordolo, però dobbiamo stare attenti a non cadere. Non mi ricordo se non ho usato neanche un rewind, ragazzi. Non me lo ricordo, sinceramente, però mi sembra di no. Mi sembra che non ho utilizzato neanche un rewind. Questa è una cosa che, insomma, mi piace molto non utilizzare il rewind, perché rende la gara molto più realistica, molto più bella da vedere anche, penso. Mentre Binder qui, quanto è andato veloce, poi vedete, frenano qui in mezzo alle scatole, ma levatevi via. Noi rientriamo molto più veloci di voi. Siamo fuggiti, abbiamo ridato il distacco, sì. Assolutamente, curva alla Qatar, dobbiamo farla bene come le altre. Mamma mia ragazzi, mamma mia che curve sto facendo qui soprattutto. Mamma mia che belle curve sto facendo. Mamma mia. La curva dove prima insomma ci ha fregato Binder, vediamo un po' se riusciamo. Un'altra volta Binder ci ha rifregato, assurdo. Quanto la fa bene quella curva lui? Noi faremo bene quella alla Qatar, ma lui questa curva la fa stupendamente. Quasi perfetta, se non perfetta oserei dire. Però noi questa la recuperiamo. Questa gara è assolutamente da finire primi, ragazzi. Penso che se non finiamo primi questa gara, assurdo, cioè non gioco più a Valentino Rossi The Game, ve lo dico. Se non finisco primo questa gara non gioco più a Valentino Rossi The Game. Ce lo stiamo meritando, assolutamente. Abbiamo distaccato un po' Binder, che però è uscito tipo molto più veloce di noi, ragazzi. Oh, quanto è uscito veloce Binder, basta.
ci sta recuperando tutto il vantaggio, ragazzi, assurdo. Qui bisogna frenare presto per evitare di andare a raccogliere l'erba, per evitare di andare ad aiutare i giardinieri. Oh mio Dio, no, quanto sono usciti veloci. No, io non ti faccio passare. Primi! Io l'ho detto, questa gara la dovevamo finire i primi. Questa gara la dovevamo finire primi, era nostra di diritto, dal principio, fin da quando è iniziata. Dovevamo finire primi. Bellissima, bellissima gara. Ci prendiamo i nostri FIFA points, i nostri VR points. Primi, ragazzi, va benissimo, ragazzi. Le prossime gare saranno Valencia e Rally Show. Mi sa che ve le farò vedere tutte e due, non lo so, vediamo. Quindi ragazzi, se questo episodio vi è piaciuto lasciate un like, mi raccomando, noi ci rivediamo ad un prossimo episodio. Bella.